Abbiamo detto che questi lutti sono lutti della città, non solo dei nuclei familiari che hanno perso i loro stretti congiunti, che piangeranno a vita, ma devono sentire il calore e la vicinanza di tutte le istituzioni e della nostra città. Tant'è vero che sia oggi che domani ci riuniamo, ecco, in momenti celebrativi, in momenti che rimembrano purtroppo questa data così nefasta della nostra storia locale. Per cui un messaggio di affetto e un messaggio di conferma dell'attenzione proprio affettuosa, emotiva di tutta la cittadinanza. A 24 anni dalla tragedia che a Foggia costò la vita a 67 persone, tra cui molti bambini, non è più solo il dolore a far male, ma soprattutto il vuoto e il silenzio lasciati. Se la comunità non dimentica quanto accaduto quella notte tra il 10 e l'11 novembre del 1999, in cui un palazzo al civico 120 di Viale Giotto si accartocciò su se stesso in un boato che squarciò per sempre il buio e il destino della città, e ogni anno torna a commemorare ufficialmente il ricordo di quelle povere vittime, e soprattutto grazie all'impegno tenace e costante delle loro famiglie, che ancora oggi però chiedono un sostegno, una vicinanza maggiore da parte della comunità, ma soprattutto delle istituzioni. In questi giorni che non li hai, allora la mente incomincia a tornare indietro, è lì il vero problema, non tanto il crollo del palazzo, perché ormai è avvenuto, non possiamo fare niente, è l'animo che rimane malato e non guarirà mai, penso, non mai, mai. Ma siccome non è solo un lutto nostro, è un lutto della città, io lo chiamo un lutto istituzionale, quindi a volte delle cose devono partire anche a livello istituzionale, non solo dai parenti o da me stesso, che un indomani non ci sarò, allora quando io non ci sono più, dati i miei anni, queste manifestazioni non si faranno più, punto interrogativo. Io mi auguro di no.